Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Il podcast Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. Pace di Cristo per la Chiesa di Torino. Dio vi benedica grandemente in una nuova giornata. Oggi è martedì 27 febbraio 2018. Parla il pastore Guzman della Chiesa Antioca di Torino insieme a mia moglie e la sorella Maria, che darà un saluto opportuno nel nome santo di Gesù. Amen. Pace di Cristo, care sorelle, cari fratelli, che bello di nuovo poter incontrarci tramite questo bellissimo strumento che il Signore ci ha donato. Amen, fratelli. Dobbiamo veramente approfittare ogni momento nel Signore. Ogni momento è importante, ogni messaggio è importante. Dio benedica al nostro caro fratello Alessandro Bracuto a Milano. Preghiamo che la sua salute sia veramente bella e bene. Al nostro caro fratello Victor de Milano anche, e a tutti gli uomini, il fratello Carlos, tutti gli uomini che stanno inviando una bella presenza, la sorella Claudia, la sorella Maria Pia, la sorella Miriam. Che bella notizia! Ieri, sorella, fratello Carlos, famiglia Alvarez, Dio vi benedica per questa bellissima vittoria. Anche la famiglia Famularo di Girolamo, il fratello Mario, gloria al nome di Gesù, stava prendendo varie foto dal 2009, dove la bella faccia del fratello Mario era lì già presente, curioso del Signore. Ma che bello, fratello, che abbiamo una bella testimonianza che possiamo raccontare, fratelli, al mondo, che quello che noi crediamo, quello è ciò che viviamo, come si dice? Viviamo e veramente crediamo quello che sta scritto nella parola di Dio, e amando al Signore con tutta la nostra forza, ogni giorno, un giorno alla volta, dimostrando questo amore, per amore al prossimo, per amore a noi stessi, per amore alla fratellanza, alla Chiesa,
nel nome santo di Gesù. E fratelli, oggi è un giorno speciale. Abbiamo iniziato un nuovo giornale. E se potrà raccontare tutto ciò che noi facciamo ogni giorno, immaginate, fratello, il Signor Gesù ha detto, qualcuno ha detto, se si scrivesse i libri del Signore, non cercherò la scrittura. Mia moglie mi dice, meglio cercare la parola di Dio. Questo è completamente giusto. E lo devo trovare in spagnolo, così non parliamo per la parola di Dio, ma per la parola attraverso la parola di Dio. Un saluto alla nostra cara Rosa, la mamma del nostro caro fratello Mario, che anche ha dato un presente, gloria a Dio. Ora, ok, fratelli, vediamo. Qui è la scrittura precisa, libro di Giovanni, capitolo 21, 25. Or, vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Amen. Questo lo scrive Giovanni. Giovanni, allora immaginate, fratelli, scrivere e raccontare la nostra vita in Cristo giorno dopo giorno. Possiamo veramente contenerle? E questo è bello. Io penso, pastore, che anche qui non l'avevo mai visto in questo modo, no? Ora lo sto vedendo. Era una parola profetica, perché quando dice se si potesse scrivere o dire tutte le cose che il Signore ha fatto, non si potrebbero contenere in tutto il mondo, diciamo, non ci fosse una libreria, non ci fosse un luogo dove poter contenere tutti questi libri di ciò che il Signore Gesù ha fatto. Anche parlava, però, penso, profeticamente, perché quello che facciamo noi, la Chiesa, nel suo nome, il Signore che lo sta facendo. Per una cosa che nel Salmo 139, verso 16, la parola di Dio dice: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e il tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. C'è un libro nel cielo che ha tutto scritto. Quindi, fratelli, questa è una bella rivelazione. Immaginate, sì, semplicemente stiamo duplicando quello che già sta scritto nel cielo. Amen, amen. Wow. Amen. Gloria a Dio. Okay. Diciamo, tutto quello che il Signore ha fatto e detto, no? Sin dall'inizio della creazione, poi durante, poi quando è venuto in terra, e poi ciò che continua a fare e parlare attraverso il suo corpo, e ognuno di noi, in ognuno di noi, allora è impossibile contenerlo. Che straordinaria parola, il giornale, il nostro giornale. Vivere in Cristo Gesù, la nostra vita apostolica. Amen. Ed oggi, fratelli, abbiamo iniziato con un nuovo titolo che lo potrete leggere in antioca.it. È veramente è l'inizio, da dove si può trovare tutto sulla nostra Chiesa, e potete trovare la parola di Dio oggi, martedì 27 febbraio 2018, e lì troverete Deuteronomio capitolo 1 e Deuteronomio capitolo 2. Lo abbiamo, fratelli, in italiano, in spagnolo, anche lo abbiamo in inglese. Allora, fratelli, però bisogna continuare ad andare giù, vero pastore? Perché sì, prima, non finisce lì, c'è anche il programma di ieri, mi sembra che hai messo. No, quello va nel giornale. Nel giornale, la parola di Dio oggi è una cosa, in archivio okay. di la parola di Dio un giorno alla volta.
è l'età della Chiesa per la Chiesa. Dio benedica ogni lettore, ogni ascoltatore, non solo adesso ma in una data futura. Fratelli, se vado al libro di Deuteronomio, e questo è molto importante, Deuteronomio, al capitolo 1, le prime parole, queste sono le parole. Queste sono le prime, 1, 2, 3, 4 parole. Queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele di là dal Giordano. Queste sono le parole. Questo è lo che significa il libro Deuteronomio in ebraico. È veramente una copia della legge e in ebraico queste sono le parole. È importante questo, fratelli. Il libro di Deuteronomio è semplicemente l'amplificazione, l'affermazione della legge data dal monte Sinai. Il popolo di Israele sta per entrare alla terra promessa, a quell'area di Canaan. Allora ascoltate bene questo, fratelli. Una vecchia generazione ribelle, testarda, muore dopo 40 anni nel deserto. Il libro di Deuteronomio è un'affermazione anche del patto, è anche un messaggio di addio. Come si dice farewell? Non lo so. Non so come si dice in italiano. Non ho tempo adesso, ma okay. Il patto è l'inquadratura, fratelli, e questo è molto importante. È curioso, fratelli, ho visto varie congregazioni del nome di Gesù, a parte della nostra, a Milano, piena di gente giovane, di una generazione giovane. Quello che marca e per me è molto curioso della congregazione nostra a Torino e a Milano, la quantità di matrimoni fedeli, matrimoni completi che abbiamo in Cristo Gesù. A Torino abbiamo 3 sorelle nel nome di Gesù incinta, a Milano abbiamo una, almeno che io conosco, sono 4. E abbiamo, fratelli, tanti matrimoni giovani. E questo è meraviglioso perché ogni matrimonio con 2 figli, 3 figli, uno con 4 figli, fratelli, è una nuova generazione che sta crescendo, che il Signore sta portando, ma attento a quella generazione che non ha voluto ascoltare, a quelli che non hanno voluto perseverare o essere costante, che per una o un'altra ragione semplicemente hanno lasciato la famiglia del Signore, hanno lasciato il cammino giusto o ci sono allontanati, fratelli, la terra promessa arrivò a una nuova generazione. Del capitolo 1 al capitolo 4 Deuteronomio parla della storia del popolo di Dio. Del capitolo 4 al 6, 7 all'11, i principi del patto e l'aiuto ad adorare un solo Dio, dal capitolo 12 al 16. Il capitolo 16 al 26, questo è bello, il popolo di Dio è diverso al resto del mondo. Il capitolo 27 al capitolo 28, parlando del patto,
benedizioni e maledizioni. Del capitolo 29 al 30, rinnovamento. E il capitolo 31, del verso 1 al 29, il futuro. E la conclusione, il capitolo 31, al capitolo 34. Fratelli, Deuteronomio parla in generale ai giovani, parla a una nuova generazione. Deuteronomio, il tema centrale è l'essere innamorati di Dio. E abbiamo una chiesa con un fondamento, fratelli, come Deuteronomio. Il libro di Deuteronomio è pieno di principi per la Israele spirituale oggi. Vuol dire la sua chiesa, noi. Gloria al nome di Gesù. E fratelli, questo è molto importante, capire veramente i principi, una nuova generazione. Siamo una chiesa giovane, mi dispiace, soffro moltissimo per i bimbi tra 8 anni e 19, ragazzi giovani che sono arrivati in chiesa e non hanno voluto rimanere, ci sono stancati e non hanno capito più, non hanno avuto un buon esempio delle loro famiglie, non ci sono più con noi. Ma fratelli, il piano di Dio va avanti, e va avanti con una chiesa giovane, va avanti con una nuova generazione, e quello è tutto ciò che Deuteronomio è. E quindi, fratello o sorella che state ascoltando, questo è il giornale che noi prepariamo ogni giorno e cresce. Avrò bisogno, prima, in los prossimi 3 mesi, di reporters, vuol dire giornaliste apostolici, che possano raccogliere un pezzo della nostra storia giornalieramente, settimanalmente, mensilmente, della stessa maniera che qualsiasi giornale, e che possiamo lavorare insieme per raccontare quello che Dio ha fatto nella nostra vita dall'inizio. Questo è un messaggio apostolico. Quindi andiamo camminando parallelamente con la parola di Dio, studiando la parola di Dio. Fratelli, Dio benedice un popolo che rimane costante, che rimane fermi nella sana dottrina, rimane fermi in quello che crediamo come fondamento apostolico. E dobbiamo capire la scrittura di un modo che possiamo praticare la scrittura giorno dopo giorno. Dio benedica il nostro caro ministro Enzo Luongo e la sua famiglia, copastore della Chiesa di Torino. E ieri il fratello ha portato un verso del libro di Ageo, capitolo 2. Potete ascoltare il seminario di ieri sera, uomini, e sul giornale, e parlava con la parola di Dio. Mettiamoci al lavoro, a lavorare. E fratelli, che bello quando la Chiesa apostolica impara a utilizzare, a usare una terminologia biblica adatta, pratica alla nostra vita giornaliera. La Chiesa di Cristo non può abitare sotto condannazione, possiamo sotto condanna, possiamo sbagliare? Sì, fratelli, possiamo commettere di errori? Sì, fratelli, ma nessuno si sveglia
con quel desiderio, perché la nostra sveglia è in Cristo Gesù. E tornando al Signore, dando al Signore ogni sollecitudine, presentandole a Lui ogni predicazione e lasciandolo nel trono della grazia. È pericoloso, fratelli, vivere semplicemente della misericordia di Dio. E andiamo avanti, se Dio vuole se farà, e se non si fa, quello non è vivere la fede in Cristo Gesù. Una vita senza fede, aspettando che quello che accade accada e così sarà la volontà di Dio, non è biblico, fratelli, è pericolosissimo. Vivere per un cristiano che è stato battezzato nel nome di Gesù, che ha parlato in altre lingue, come lo Spirito del Signore le ha donato l'abilità, che crede che c'è un solo Dio nel cielo, non si troverà una Trinità, non si troveranno statue di essere immobili, si troverà un popolo vivente in eternità, salvo per il sangue dell'agnello. Fratelli, come lo dice la Scrittura, fate attenzione, se non sapete come agire, chiede il consiglio. Amen. E questo è molto importante. E la gente adesso, prima per esempio, vivendo in un'emozione al naturale, qualcuno riceve. Ho visto un video particolare di come cucinare uno fagioli, e allora si emoziona tutto e dice: farò i fagioli. Prende il video, lo ripete, impara, cerca su YouTube e dopo lo fa. È molto diverso a semplicemente dire: ok, faccio lo fagioli, o faccio questa pasta alla carbonara o alla matriciana, o senza saperla farla. Non la posso fare. E mi ricordo quando ero nella università che la passione mia, vivendo in Venezuela prima dell'anno, immaginate, 1974-75, era sempre innamorato di spaghetti alla bolognese. Questa è stata la mia passione bolognese in Venezuela, e vuol dire che era semplicemente spaghetti con salsa. Il sugo con la carne. Il sugo con la carne e il parmigiano, e già. Fratelli, quando dopo, più tardi nella mia vita, quando andavo all'università, tra 1978-83, per 5 anni che ho abitato da solo in un appartamento in Daytona Beach, Florida, pieno di americani, fratelli, cucinava gli spaghetti. Ho preso un corso per telefono con una famiglia italiana al Venezuela, e loro mi spiegavano che tipo di carne comprare, che tipo di... Non l'ho fatto per farla, ho domandato. Fratelli, tutto il mio palazzo, il mio condominio, mangiava la pasta che io facevo. Potete credere? Era come il mini chef de aeronautico in Daytona Beach. E amavano la pasta che faceva. E quindi, fratelli, lo stesso nella vita. Abbiamo le istruzioni di come fare cose che dopo diventano molto gradevole. Non lo so se quello è un buon esempio, ma ho sentito condividerlo, perché, fratelli, se un qualcosa deve distinguere un apostolico è per la sua sincerità. La particolarità più evidente è essere sincero, umile e veritiero. Chi vuole condividere un tè con una persona falsa o una persona che finge un qualcosa che non è?
sempre ha esistito, fratelli. Quindi queste sono le parole dell'Eterno, queste sono le parole della famiglia Bracuto, della famiglia Brochetta, queste sono le parole parlate della famiglia Alvarez, della famiglia Chavez. Fratelli, quali sono le nostre parole? Che storia stiamo scrivendo? E questo è molto, ma molto importante. Anche un ultimo punto che mi ricordo, fratelli. Arrivando alla regione di Washington, abbiamo fatto il registro come nuovi residente in questa regione, e alla sorella Maria e a me ci hanno donato, mi ricordo, per 6 mesi una carta, ti ricorda? Erano credo che $500-600 per aggiustarci alla nuova regione. Era un programma molto... Sì, per l'inizio, un aiuto. Molto bello. Perché trovavamo lavoro. Per l'inizio. E tutto quanto. E in questo mi ricordo che era offerto dalla regione corsi di come vestirsi, come parlare. Per andare a cercare lavoro. E come andare a cercare lavoro. Come risparmiare anche dell'economia una volta tutto. Che uno lavora. Fratelli, noi abbiamo gioito. Questo come non avete idea. Abbiamo veramente approfittato ogni mese fino a che neanche siamo arrivati ai 6 mesi già, il mi ricordo, aveva provvisto per il lavoro e già non serve. Non è che è l'emergenza o il cambio e diventa un stile di vita. No, fratelli, la crisi non può essere mai un stile di vita. Sì, perché poi, pastore, una volta anche in Florida è successo che poi mi ricordo che una volta che abbiamo trovato il lavoro, e poi a Washington la stessa cosa, una volta che dopo un po' che ci siamo trasferiti abbiamo trovato il lavoro e tutto quanto, molti continuavano ad usufruire di questo aiuto. Invece il Signore, mettendo tutta la gloria per il Signore, e non è, in Florida non eravamo ancora nel Signore, a Washington sì, però comunque, siccome tutta dadiva comunque viene dal Signore, e l'integrità, l'onestità e la sincerità sono principi che comunque vengono da Dio, anche prima che possiamo riconoscere che vengono da Dio e dare la gloria a Lui. Io ricordo, come se fosse oggi, appena arrivati in Florida, che non eravamo in Cristo ancora, e noi potevamo, per dire, perché loro continuavano a mandarci questo aiuto per il latte della bambina, eccetera, eccetera. Però una volta che abbiamo trovato, il pastore ha trovato il lavoro, e io e il pastore abbiamo sentito noi stessi dirle al governo, no, non ce le mandate più, e non abbiamo bisogno di questo aiuto. Perché già, mio marito aveva lavoro e sì, poteva essere un aiuto, continuare a essere una benedizione, ma abbiamo sentito veramente che una volta che già mio marito lavorava, quell'aiuto poteva servire ad altri che magari erano in una condizione un po' meno benedetta, diciamo, dal nostro, che magari ancora continuavano a trovare lavoro, eccetera, eccetera. Allora penso che tutto nel suo tempo e nel suo modo giusto, le benedizioni sono ricevute, gloria a Dio, però sapendo ogni cosa nel suo momento, ma non una cosa come tanti anche in Stati Uniti, come qui in Italia, che abbiamo saputo, di tanti che comunque sono comodi così e usufruiscono di questo aiuto, questo support, e non vanno avanti, non interessa a superarsi. A uscire da una crisi per cadere in un'altra crisi, e tante di queste crisi sono create per la nostra mancanza di conoscenza,
mancanza di rispetto, disprezzo verso il Signore, ovviamente mancanza di fede. E fratelli, la vecchia generazione ribelle e testarda, il Signore la mette da parte. Fate attenzione a non dipendere della misericordia di Dio. Cose buone cadono al mondo. Accadono al mondo per gente buona, anche gente che non è buona. Perché? Perché Dio è buono, Dio è misericordioso. Ma fratelli, se noi già siamo battezzati nel suo nome, abbiamo lo Spirito Santo e abbiamo questa affermazione di parlare in lingue come altri e come lo Spirito Santo ci dona l'abilità, dobbiamo fare molta attenzione. Quindi ogni volta che ascoltate la parola Deuteronomio, ricordate di questa frase, quattro parole. Queste sono le parole. Queste sono le parole. Quello è il significato ebraico della parola Deuteronomio. Il popolo di Dio sta per entrare nella terra promessa. Che straordinario è questo messaggio. Qualcosa che volete aggiungere, amore della mia vita? Amen, amen, pastore. Ah, una cosa per Alessandro. Il verso numero 2. Sì. Vi sono 11 giorni del cammino dal monte Oreb. Oreb. Per la via del monte 6, ricordate, Oreb, Milano. Ma è quel cammino di 11 giorni le ha preso al popolo testardo, alla generazione ribelle, vecchia, ribelle, 40 anni. Wow. Guarda, fate attenzione nel nome di Gesù. Amen, pastore. E parlando, sì, questa è una cosa che veramente 11 giorni e invece gli è preso 40 anni per la disobbedienza e la ribellione. E parlando del fratello ministro Alessandro, incaricato dell'opera Oreb di Milano, e un poco fa scritto, dice: wow, messaggio che abbiamo condiviso privatamente sabato ad una sorella a Milano, e questa mattina sentivo condividere per la domenica, nuova generazione, chiesa giovane. E dice del capitolo 1 versetto 8, riferendosi al versetto 8, dice: io ho posto il paese davanti a voi, entrate e prendete possesso del paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, a loro e alla loro discendenza dopo di loro. E la riflessione che fa il fratello ministro Alessandro, dice: i padri fallirono, ma la nuova generazione fece ogni cosa nuova, non sugli errori dei padri. I figli possono essere un esempio in Cristo per aiutare ai genitori che nel passato hanno fallito. Gloria sia al nome di Gesù, per Cristo Gesù, perché prima nella legge i peccati dei padri seguivano i figli, ora in Gesù i figli, le generazioni possono rompere in Cristo Gesù le maledizioni familiari dei peccati dei padri ed entrare a una benedizione e avere un cammino personale con il Signore. E questo è importantissimo capirlo, alleluia, perché in Cristo si rompe ogni castigo, ogni maledizione, e abbiamo una bellissima, bellissima opportunità. E vedevo qui anche il fratello Orlando Chavez, ha mandato un presente, gloria sia il nome di Gesù. E che bellissimo, fratelli, poter avere questa opportunità in Cristo Gesù di far tutto nuovo, di avere delle benedizioni, di avere questa nuova opportunità. Infatti nel deserto perirono i padri, perirono questa generazione vecchia e la nuova entrò nella promessa. E questo è un qualcosa anche da paragonare spiritualmente. E gloria sia al nome di Gesù, perché vogliamo togliere dalla nostra vita ogni ribellione, ogni disobbedienza che ci evita avere le benedizioni. I segni seguiranno noi andiamo avanti e il Signore ci rispalda e ci
e i segni e il potere di Dio segue noi. Noi dobbiamo dare passi di fede, usare quel potere, come diceva il pastore prima, non vivere soltanto della misericordia di Dio, ma la grazia, il potere di Dio. Dobbiamo dare passi sicuri che Dio è con noi e che nulla è impossibile se lo crediamo e facciamo la volontà di Dio. E poi dietro il Signore darà questo rispaldo, darà questa conferma, questa affermazione che Lui è con noi. E grandi cose vedremo, fratelli. E quando non si vedono grandi cose nella nostra vita è perché dubitiamo ed è perché non diamo passi. Come diceva il pastore, si aspetta a vedere un qualcosa, si aspettano segni per poter fare un qualcosa, e questo è totalmente del diavolo, perché la parola dice, che ora non mi ricordo la parola, ma se qualcuno di voi la trovate mandatecela, o non so pastore se la puoi trovare, dove dice il Signore stesso nel Nuovo Testamento, dice: questa generazione chiede segni, e va in ricerca e segue i segni, e parla che questa è una generazione che è del diavolo, che non è di Dio, perché noi non andiamo dietro segni, noi non seguiamo i segni, non andiamo in ricerca dei segnali, no, i segni ora seguono noi adesso dobbiamo andare in Cristo Gesù per fede, con i nostri occhi e con il Signore davanti a noi, e i segni seguiranno. Allora non dobbiamo aspettare che vediamo certe cose. Molte volte a noi è successo nel pastorato che magari una persona sta pregando per un qualcosa e noi non sapevamo niente, e magari uno va e gli dice a questa persona una parola profetica, una parola di affermazione, una parola di sicurezza, e gli dice: fratello, sorella, guarda, io ho sentito dal Signore che se tu fai questo succederà questo. E questa persona, anziché dire gloria a Dio, il Signore mi ha risposto, cosa succede? Dicono: vabbè, preghiamo e vediamo cosa succede, preghiamo e vediamo cosa dice il Signore. Ma se il Signore ti ha appena parlato, se il Signore ti sta dicendo guarda, vai avanti, io sono con te, vedrai, i miracoli, segno seguiranno te, tu non devi aspettare un segno, non devi aspettare... No, il pastore ha trovato la scrittura in Luca 11:29, dice: ora come le folle gli si stringevano attorno, parlando del Signore Gesù Cristo, egli cominciò a dire: questa generazione è malvagia. Ma perché malvagia? Dice che perché essa chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Ovviamente si sta riferendo che chiedevano un segno per vedere se lui era il Dio manifestato in carne, se lui era il Cristo, il Messia che stavano aspettando. E il Signore dice: no, io non vi darò più segni che quello di Giona, perché Giona ovviamente rappresenta il Cristo, rappresentava il Cristo che dopo 3 giorni sarebbe risorto. Il Signore è molto chiaro qui e fa paragone a una generazione che è in ricerca di conferma, di affermazione, di segni, come una generazione malvagia. Noi fratelli dobbiamo credere alla parola di Dio, dobbiamo essere sicuri e in fede facendola, mettendola in azione, e poi il Signore affermerà con segni e miracoli che seguiranno noi, che seguiranno i passi che daremo per fede, perché senza fede è impossibile gradire Dio. È inutile che stiamo lì aspettando segni, è inutile che stiamo lì provando a vedere prima che ci muoviamo, ad essere sicuri, no. La parola è molto chiara e dobbiamo, i passi che diamo devono essere sicuri nel Signore, se sono fondamentati nella parola, se hanno l'appoggio della parola, lo Spirito Santo, il consiglio del pastore, il conduttore che Dio mette nella nostra vita. Per cui noi, andando fermi e sicuri, perché quello è ciò che significa fede nel Signore Gesù, e il Signore farà che questi segni e questi miracoli seguano a noi. Pace di Cristo, amata Chiesa. Pace di Cristo. Queste sono le parole. Ricordate di Deuteronomio. Iniziate oggi. Se non abbiate ascoltato, fratelli,
i primi libri da Genesi, inizia oggi da capo. Ascolta 2-3 volte al giorno e aggiornatevi, sarà una benedizione per te. Che bello che la Chiesa sta leggendo la parola di Dio giorno dopo giorno, che sta ascoltando la parola di Dio, e questa parola rimane in eterno. Dio vi benedica grandemente, fratelli. Abbiate una bellissima giornata in Cristo Gesù. Non tutto è perduto, non tutto rimane come è. Tutto può cambiare oggi se il tuo cuore cambia per il Signore. Dio ti benedica grandemente. Pace di Cristo da Torino, un caro saluto. Grazie per aver ascoltato il podcast Antioca di Torino e di Milano. Se vuoi sostenere il podcast, puoi trovare sul sito www.antioca.it tutte le informazioni nella sezione Donazioni. Pace di Cristo, Dio ti benedica.